Ben ritrovati, cultori del marketing e della crescita delle vendite. Ecco una nuova puntata del format Una dritta di marketing in 10 minuti. E se ti dicessi che probabilmente in questo momento non hai il pieno controllo delle tue vendite e che stai favorendo l'attività dei tuoi competitors, al termine di questo video saprai come eliminare le frizioni che ostacolano la crescita del tuo fatturato. Il mio nome è Gianluca Testa e da oltre 20 anni sono un consulente ed imprenditore del settore marketing, founder di alcune realtà come For Incentive, For Contest e Memo Brand. Avendo avuto la possibilità di visitare molte aziende, spesso anche i loro reparti produttivi, e lavorando a stretto contatto con direttori marketing e commerciali, ho capito una cosa importante che viene sistematicamente sottovalutata. La tua azienda ha profondo e grande impegno nello sviluppare nuovi prodotti. Probabilmente ogni anno investi nella ricerca e sviluppo, crei nuove linee, nuovi prodotti per cercare di portare sul mercato delle novità e mantenerti quindi competitivo. Tutto questo è assolutamente lodevole. Forse hai cataloghi con decine di migliaia di referenze e per questo stanzi importanti investimenti pubblicitari per far conoscere i tuoi prodotti, per distribuirli nel mercato e per contribuire a creare una richiesta da parte del consumatore finale, che sia privato o professionale, non importa. Questo investimento pubblicitario rischia però di favorire la tua concorrenza, generando domanda senza avere la certezza di indirizzarla verso i tuoi prodotti. E quindi sostanzialmente senza avere alcun tipo di controllo sulle vendite. Mi spiego meglio. Se le tue vendite non avvengono su un canale proprio, come può essere un e-commerce o una rete di negozi di proprietà, ti troverai a vendere attraverso distributori e grossisti. Questi a loro volta avranno dei venditori che possono essere addetti di sala mostra del settore arredo bagno, banconisti di rivendite di materiale elettrico, arredatori di mobilifici, venditori di elettrodomestici del settore bianco della GDO, solo per fare qualche esempio. Qui sorge un ostacolo: i venditori dei distributori conoscono una minima parte dei tuoi prodotti e non li propongono quindi al cliente finale. Infatti, i venditori non hanno solo i tuoi prodotti da vendere, ma hanno decine di altri cataloghi di fornitori differenti, se nel mezzo di una forte competizione. E raramente hanno voglia e curiosità per approfondire le novità che vengono continuamente proposte sul mercato dai loro fornitori. Quindi la soluzione più semplice per loro è continuare a proporre i prodotti che conoscono meglio e che sanno essere apprezzati dalla clientela. Ricordati, questa interazione tra venditore del grossista e cliente è la fase più importante di tutto il processo di vendita ed è quasi esclusivamente fuori dal tuo raggio di influenza. Si verifica quindi una perdita di controllo. Ti faccio una domanda. Sicuramente sai quanto e cosa acquista un singolo grossista. La faccenda si complica già solo se ti chiedessi quanto acquista una singola filiale di un grossista strutturato che magari ha una centrale acquisti. Ma se ti domandassi cosa vende Mario Rossi del grossista Y della filiale di Monza, mi sapresti rispondere? Temo di no. A fronte di importanti investimenti in ricerca e sviluppo, non hai nessuna possibilità di influenzare il processo di decisione di acquisto del cliente finale. Ma allora come posso risolvere questa frizione nel mio processo di vendita? Formando e incentivando i venditori dei tuoi grossisti che hanno l'ultima parola quando sono a contatto con i tuoi clienti finali. Negli ultimi anni è diventato anche sempre più difficile far partecipare i venditori alle giornate di formazione tecnica sui nostri prodotti. Dobbiamo utilizzare le nuove tecnologie come una piattaforma di e-learning. Senza potenti strumenti di incentivazione non avremo comunque risultati apprezzabili. Bene, cosa posso fare allora operativamente? Devi mettere in atto un programma che ti permetta di eliminare qualunque tipo di frizione ed ostacolo alla vendita lungo la filiera distributiva e che ti consenta di riprendere il pieno controllo delle vendite. In cosa consiste questo programma e quali sono i benefici? Qualche anno fa ho ideato un programma specifico che ho chiamato Sales Power Sales Control. È una strategia che ti porterà rapidamente ad incrementare le vendite. In questo video ti parlerò dei suoi tre punti principali, partendo da un primo ed importante beneficio che otterrai: creazione di un database delle persone che vendono i nostri prodotti.
In realtà questo punto è un bonus. Inutile dire che avere un elenco di tutti i venditori che trattano i tuoi prodotti e che hanno la facoltà di influenzare il cliente finale nel momento dell'acquisto non ha prezzo. Non solo, tu e la tua rete di agenti saprete esattamente quali prodotti vengono venduti e quali invece non vengono presi in considerazione e potrete intervenire conseguentemente. Scoprirai che spesso la vendita si estende a macchia di leopardo. In alcune zone d'Italia sono apprezzate delle linee di prodotti, in altre meno. E questo può dipendere anche dalla tua rete vendita e dalla loro preparazione. Avere consapevolezza di queste dinamiche e avere la possibilità di intervenire velocemente ti garantirà un vantaggio competitivo significativo. Inoltre, creerai una relazione stretta con i venditori dei tuoi grossisti. Potrai inviare loro comunicazione su lancio di nuovi prodotti, promozioni, oppure inviargli gli auguri nel giorno del loro compleanno. Questo ti permetterà di creare una relazione più profonda. Non ti sembra una grossa opportunità per fare la differenza? Veniamo al secondo punto della nostra strategia, formazione commerciale attraverso una piattaforma di e-learning. Attraverso la piattaforma di e-learning potrai accrescere le competenze commerciali dei venditori e dei grossisti sui tuoi prodotti e saranno contenti di farlo perché la formazione darà diritto loro a dei punti che saranno spendibili nel catalogo premi online, insieme a quelli accumulati in base alle vendite effettuate. Attenzione, non sto parlando di una formazione tecnica, ma una formazione commerciale che trasmetta i punti chiave che differenziano il nostro prodotto dalla concorrenza. Pochi, chiari, semplici concetti da apprendere per il venditore e recepibili dal cliente che difficilmente sarà influenzato da un noioso elenco di dati tecnici. Ed ecco l'ultimo punto, il terzo, incentivazione e premiazione dei risultati di vendita ottenuti. Come anticipato, saprai quali prodotti vende qualsiasi venditore dei tuoi grossisti e pertanto potrai incentivarlo assegnandogli dei punti. Infatti, sia la formazione che l'incentivazione faranno maturare crediti cumulabili al partecipante che potranno essere spesi nel catalogo premi online. Siamo arrivati al principio fondamentale. Formazione più incentivazione ti daranno il controllo. La formazione infatti facilita il raggiungimento dei risultati e l'incentive premia i risultati ottenuti. Questa strategia ti porterà ad avere il controllo sulle vendite di una rete esterna alla tua azienda come se avessi una rete di negozi monomarchio o vendessi attraverso il tuo e-commerce. Tip di oggi, ovvero la dritta di marketing che vorrei ti portassi a casa da questo video. Dobbiamo avere addetti alle vendite di reti esterne formati e incentivati per aumentare le vendite e creare una barriera d'ingresso ai nostri competitors. Ti lascio lanciandoti anche una provocazione. L'obiezione che ho ricevuto più frequentemente in 20 anni di consulenza è stata: il mio prodotto è di qualità e non ha bisogno di queste strategie, deve vendersi da solo. Al che io di solito rispondo: per quale motivo dovremmo lasciare quote di mercato a competitors che hanno prodotti di minor qualità dei nostri, ma sanno sfruttare tutte le leve del marketing? Vi lascio riflettere su questa domanda e ditemi cosa ne pensate nei commenti. Non dimenticatevi di seguire il canale e cliccare sulla campanellina per essere aggiornati sui nuovi contenuti pubblicati. Come avete visto, troverete solo contenuti di marketing pratici e difficilmente reperibili altrove. Se ti iscrivi, lascia un commento iscritto e ti ringrazierò personalmente e ti darò un link dove scaricare gratuitamente un contenuto esclusivo di marketing. Visto che comunque mi hai seguito finora, ti lascio in descrizione un altro link per scaricare gratuitamente l'infografica Controllo Vendite. E ricordati, è vero che le vie del marketing sono infinite, ma solo lo studio e l'esperienza ti faranno imboccare la più veloce e profittevole. Ciao, a presto!